giornata in cui giochiamo. C'è Genoa-Juve. Ci sono tutti i presupposti per la frittata. Ve lo dico subito, perché questa è la classica gara in cui sono tranquillo di mio, vado ad analizzare un po' quelli che sono i dati delle due squadre e sono tranquillo di mio. Poi penso a due o tre volte che siamo andati a Genova con Allegri, e anche ieri proprio Allegri ha ricordato questa cosa, sono meno tranquillo. Si gioca il venerdì sera e questa cosa mi fa rimanere un po' meno tranquillo, non tanto perché comunque la Juventus negli ultimi venerdì sera sia andato particolarmente male, no, non è nemmeno per quello. Però sto guardando l'ultima volta che si è giocato un Genoa-Juventus ed era il 6 maggio 2022 e io mi ricordo bene quella partita, ed era un venerdì. E l'ultima volta quella partita non finì bene, finì 2-1 per il Genoa, e forse la ricorderete perché era una partita dove andiamo in vantaggio con Dybala nel secondo tempo e poi c'è il gol di Gudmundsson, che non ricordavo avesse già segnato alla Juventus, e Criscito al 51esimo minuto, quella partita in cui diamo delle speranze di salvezza al Genoa, poi vane, vanificate dalla retrocessione dei rossoblù. Poi guardo la data sul calendario, il 15 di dicembre, mancano 10 giorni a Natale, c'è già stata la cena natalizia della Juventus, cioè sono tutte quelle cose che le metti insieme e dici, ecco, come può andare a finire male, però voglio cercare in realtà di essere il più positivo possibile e voglio cercare di prendermi un po' le cose buone di questo prepartita, no? Di questa giornata prepartita. E anzi, ho delle richieste in realtà, cioè al di là della vittoria, che è la richiesta principale perché dobbiamo per forza di cose mantenere quel rullino di marcia, ho tre cose che mi piacerebbe vedere in questo Genoa-Juve, però poi ne parliamo verso la fine del video. Intanto il Genoa aveva ragione Allegri ieri, è decisamente meglio in casa, perché su 7 partite disputate hanno fatto 3 vittorie e 2 pareggi, quindi sicuramente importante, qualcosa di importante per una squadra come il Genoa. Proprio Gudmundsson va tenuto d'occhio perché è il giocatore del Genoa con più gol attivi in questa Serie A, stiamo parlando di 5. Non ci sarà Retegui, quindi non sarà uno dei pericoli, ma la mia paura sono i giocatori che possono orbitare intorno a Gudmundsson, e sono Messias, ma soprattutto l'incubo ricorrente Malinovskyi. Quello mi fa e mi farà sempre paura, perché se c'è una cosa che ho imparato nella vita è che Malinovskyi da lontanissimo può tirar fuori il gol della vita solo ed esclusivamente contro la Juventus. Quindi Malinovskyi è il pericolo pubblico numero uno di questa sera, mi preoccupa tantissimo. Un altro giocatore a tenere d'occhio è Frendrup, che è l'unico giocatore che ha un numero importante di media chilometri superiore alla nostra. Per intenderci, lui in 15 partite ha una media di quasi 12 chilometri percorsi a partita, quindi veramente elevata. Il nostro maggiore, quello che corre di più, è Rabiot, che in 14 partite ha quasi 11,5. Quindi Frendrup è il giocatore che corre di più in assoluto in mezzo al campo, in generale tra i 22 che scenderanno in campo più le riserve, e non gioca da noi. È uno dei pochi punti da prendere in considerazione per cercare appunto di limitare questo Genoa. Diciamo che il Genoa in generale mi fa meno paura rispetto a Malinovskyi, rispetto a Gudmundsson, rispetto al venerdì, rispetto ai 10 giorni a Natale, che sono cose extra campo queste qua. Il Genoa mi fa un po' meno paura. Non sono nemmeno troppo particolarmente in forma. Hanno una vittoria e un pareggio nelle ultime 5 e entrambi i risultati sono arrivati in casa contro l'Empoli e l'Hellas Verona. Insomma, sì, è vero, effettivamente la trasferta è una tematica, però ragazzi, se la Juventus questa sera scende in campo decidendo di farla Juventus, togliendosi dalla testa tutte quelle cose negative che possono esserci ma che non devono esserci, è una partita che deve andare a senso unico, semplicemente. Anche dal punto di vista proprio del campo in generale non c'è nulla in cui il Genoa sia migliore della Juve nei dati generali. Tirano poco in porta, anzi sono la peggior squadra in Serie A in assoluto per numero di tiri e numero di tiri in porta, e quindi va presa con le pinze questa informazione, ma è un'informazione degna di nota.
Sono una squadra che fa pochi passaggi, quei pochi passaggi sono pure imprecisi, vanno poche volte sulla tre quarti campo, fanno pochi dribbling, battono pochi corner. L'unico dato degno di nota da questo punto di vista è un buon numero di cross, ma poco altro, a maggior ragione se manca l'attaccante come Retegui. Insomma, solitamente vi mostro sempre questa schermata dei dati generali perché bene o male ci dà un'infarinatura di quello che potrebbe essere il piano gara degli avversari. Mi capita veramente poche volte di vedere una rappresentanza così netta a favore della Juve. Quindi, sulla carta, il Genoa non è una squadra così attrezzata per poter far male invece a una squadra come la Juve, che dal punto di vista difensivo è super attrezzata, dal punto di vista offensivo bisognerebbe migliorare, però proprio per quello che è l'approccio alla gara delle due squadre, la Juve in questo momento sembra una squadra nettamente superiore. Poi c'è il campo, che lascia da parte tutte queste statistiche, questi numeri, e chiede di creare una partita da zero, in cui si parte sullo 0-0, in cui tutto può succedere, però solitamente poi al massimo andiamo a parlare di cherry picking, perché queste statistiche spesso e volentieri vengono rispettate. Vorrei solo evidenziare come Juve, Genoa, Inter e Roma siano le quattro squadre che tirano di meno in Serie A, quindi ipotizzando una schedina, anche se non è il periodo giusto per parlare di scommesse legate al calcio, anche se io non sono un calciatore, quindi nel caso lo potrei fare, under dovrebbe essere la giocata giusta su questo Genoa-Juve. Poi magari può essere 0-1, poi magari può essere 0-0, può essere 1-1, chissà che non possa venire fuori un pareggio, mi auguro veramente di no, però ipoteticamente il Genoa tira poco, la Juve e il Genoa parano poco. Ieri parlavamo del fatto che Allegri potrebbe diventare l'allenatore con più 1-0 in assoluto in Serie A. Se proprio devo pensare a un risultato, è 1-0 per la Juventus. Poi fatemi sapere anche la vostra qui sotto nei commenti. La formazione, la probabile formazione. Dovrebbero essere confermati i titolari, se non titolarissimi. Quindi Szczęsny in porta, quindi Bremer, Danilo e Gatti, quindi Locatelli, Rabiot e McKennie, quindi Cambiaso e Kostic, quindi Chiesa e Vlahovic. Non sembrano essere in programma sorprese, poi è tornato tra i convocati UEA, c'è Miretti che non sta facendo minuti, c'è Nicolò Caviglia che invece ha giocato di recente, c'è Milik che un po' che non si vede dal primo minuto, però anche con il ritorno di Alexandro questi dovrebbero essere i giocatori scelti, selezionati per andare in campo. E quindi io, di fronte a tutto quello che vi ho detto fino adesso, lasciando da parte le battute, le cose che viene da dire per forza di cose essendo un tifoso, e quindi tutte le preoccupazioni del caso, perché questa è una partita trappola, perché è una partita che sulla carta la Juventus deve vincere, punto, e quindi io la vittoria non la metto neanche come richiesta, quella la voglio dare per scontata. Come vi dicevo, tre volontà, tre cose che mi piacerebbe vedere. Uno, il ritorno al gol degli attaccanti, in particolar modo Chiesa, che non segna la partita col Sassuolo, quindi mi piacerebbe veramente tanto vedere un gol di Chiesa. Due, vincere con più di un gol di scarto, a parte l'ironia, a parte le statistiche, a parte il record di Allegri che potrebbe arrivare stasera con il 76esimo 1-0, è ora di cominciare a vincere le partite con più di un gol di scarto. Perché se si vuole continuare a macinare punti in campionato non si può sempre solo vincere con un gol di scarto. Da Reggio Emilia in poi la Juventus ha vinto 8 volte, 7 volte con un gol di scarto, ad eccezione del derby di Torino per 2-0. Quindi servirebbe una vittoria un po' più rotonda contro una squadra che, sebbene gioca in casa, ha assolutamente la possibilità di farti fare una vittoria più rotonda. La terza cosa che mi piacerebbe è qualcosa che probabilmente non vi aspettate, però io ve la metto lì, e cioè mi piacerebbe vedere un gol di McKennie, perché McKennie è un giocatore che di gol nelle gambe ne ha e ne ha tanti, ha dei tempi di inserimento quasi perfetti, nel gioco aereo è una costante, è veramente una spina nel fianco per gli avversari, e quest'anno McKennie sta facendo una stagione di puro sacrificio, in cui mette tutto se stesso al servizio della squadra, gioia personale poca. E dato che non ha ancora segnato ed è invece un giocatore che di gol ne deve avere, ne deve fare, mi piacerebbe vedere McKennie segnare, perché se lo merita per l'inizio di stagione che sta avendo e perché sicuramente è un giocatore che di gol alla fine dell'anno qualcuno ne deve portare, e quindi questa potrebbe essere la partita giusta.
Fatemi sapere un po' le vostre considerazioni qui sotto nei commenti. Preoccupazioni, certo, ovviamente, come ogni partita, però ribadisco, io stasera sono tranquillo nel generale. E sapete la cosa che mi lascia poco tranquillo qual è? Il fatto di essere tranquillo. Cioè, il fatto di essere tranquillo mi preoccupa. Che problemi ho? Un bel po', probabilmente.